Ciao, voglio parlare in questo video della verità sulle bugie. Qual è la verità sulle bugie? Da uno studio americano risulta che le bugie, che l'essere umano è più, come dire, una macchina per mentire che una macchina per dire la verità. E questo studio ha toccato 40 paesi nel mondo su 5 continenti e è venuta fuori una cosa interessante, che tutti raccontano bugie, più o meno equamente distribuiti tra uomini e donne e indipendentemente dal luogo dove si trovano. La differenza non è l'essere umano, a parità di condizioni, questo studio ha dimostrato che tutti mentono tanto e diminuisce, diciamo, la menzogna quando ci sono delle condizioni che lo impediscono. Quindi probabilmente, ad esempio, nei paesi nordici c'è più una struttura sociale che un po' contrasta questo, ma a parità di condizioni, come dire, non ci sono. L'essere umano è simile da questo punto di vista. La cosa interessante, l'altra verità sulle bugie, è che possiamo scoprirle, hanno le gambe corte. Cosa significa questo? Beh, significa che noi abbiamo una parte logica e una parte emotiva. Quella che mente è la parte logica. La parte emotiva, che è molto più veloce, risponde comunque, non gli frega niente, menzogna, verità, anzi. La parte emotiva più si becca emozioni e quindi c'è questa, diciamo, dissonanza temporale, no? Per cui se tu dici una cosa, che hai fatto di bello ieri sera? La parte logica ti risponderà, sono stato una riunione pesantissima con gli amici, ma la parte emotiva prima ti dirà, sono stato una riunione pesantissima con gli amici, smentendo in questo modo il fatto che tu sia stata alla riunione, quindi darà degli scarichi di tensione. E questi scarichi di tensione sulla menzogna sono tanti, può essere buttare gli occhi a destra, può essere toccarsi il naso, andare leggermente indietro, buttare gli occhi verso il basso, fare no con la testa, raschiare un pochettino, insomma ce ne sono infiniti. L'abilità sta nel coglierli. Quindi le verità sulla bugia sono due. La prima è che è sistematica, non si può dire che sia sempre al 100% perché il 100% non esiste niente, ci sarà qualcuno che non mente mai, ma comunque molto diffusa, largamente diffusa nell'essere umano. La seconda è che si può scoprire. Per scoprirla bisogna avere l'abilità per scoprirla, però tutti possono allenarsi, tutti possono esercitarsi per scoprirla. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!